192.168 Ok, stacca, stacca pure.
Stai vincendo la palla a mano. Cari amici della Palamano, Vesceste, Flemington, Ampa, Melana, Alberga, benvenuti alla partita casalinga in Serie 1 contro il Bolzano. Herzlich willkommen zum Serie 1 Heimspiel gegen Bozen, die Mannschaftsaufstellung in Formation Bolzano, Bolzano 1, Hermes 3, Sano 5, Marino 7, Barca 10, Camera Elspecha, 14, Specic, 15, Rosignoli, 17, Breganic, 21, Pecha, 22, Milivojevicic, 23, Djurković, 33, Skatar, 89, Venturi, 16, Rettenstein, 32, Spianane. Und nur die Mannschaftsaufstellung des Schwarzen Teufels, der Squadra di Guarnieri, 1-1, Fabio Metti, 3, Gabriele Jachner, 4, Alex Point, 6, Max Brandner, 7, Tommaso Romeri, 8, Lorenzo Mocelli, 9, Luca Visentin, 11, Andrea Spicca, 12, 12, Hannes Christener, 18 Lucetto, Leclanine, 21 Oliver Martini, 22, 22 Felix Freund, 23 Bertan Petricevic, 24, 24 Alan Dunbarger, 16 Lorenzo Martelli, 29, 29 il capitano Luca Spricker, prima allenatore Jürgen Brand. Vogliamo benvenuto anche agli arbitri, il signor Gabriele Panetta, il commissario Walter Fabiani, al Feres in Spagna, San Pasquale, a tutti a una partita appassionante e corretta. Cari amiche e cari amici della Palamano, ben trovati qui da Merano per questo incontro valido per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A Beretta, tra due squadre in salute. Da una parte il Merano, formazione reduce da 4 vittorie negli ultimi 5 incontri, forse una delle sorprese sul piano del gioco di questo campionato, dall'altra la formazione del Bolzano che dopo aver vissuto un periodo di appannamento si è ripresa pareggiando sabato scorso in casa col Molteno, ma soprattutto vincendo il derby col Bressanone mercoledì nel turno infrasettimanale. Un incontro, un derby qui in Riva al Passilio, un derby che si gioca per la 41esima volta nella storia delle due formazioni, sono 20 invece la 21esima volta che si disputa nel massimo campionato di Serie A. Il primo derby in Serie A è stato giocato nel 2012 con la vittoria a Lagundo, si giocava allora a Lagundo con la vittoria del Bolzano per 30-20, dopodiché su 20 incontri 17 vittorie biancorosse, un pareggio esattamente il 21-21 a Bolzano due anni fa, due vittorie del Merano, il 31-30 l'8 marzo del 2011 e il 31-28 il 15 aprile del 2017. Dicevamo un incontro che si preannuncia molto spettacolare tra due formazioni, appunto quella del Merano e del Bolzano, che sono in salute. Il Bolzano cerca di consolidare la terza piazza raggiunta appunto nell'incontro di mercoledì a 24 punti. D'altro canto abbiamo il Merano che ha con 21 punti si è guadagnato, diciamo, la salvezza con largo anticipo e adesso si può divertire in queste ultime giornate di campionato, quelle che restano. Per cui quasi tutto pronto, dirigeranno l'incontro i signori Riello e Panetta, rispettivamente di Verona e di Vicenza, quindi la coppia arbitrale veneta. Tutto pronto, vediamo lo starting six in porta Hermones per il Bolzano, poi vediamo... a sorpresa Rossignoli, Udovicic, Turković, Kammerer, Skatar e Sonner, dall'altra parte Leo Prantner, Romei, Petricevic, Martini, Alex Freund e Luca Stricker in difesa. L'incontro è iniziato da 14 secondi e il primo possesso palla è a favore della formazione biancorossa del Bolzano, che va a impostare con Sonner, fa girare verso Turković. Vediamo il primo attacco, Turković, Udovicic verso Skatar, ricordiamo Skatar è arrivato
a gennaio a rinforzare la formazione biancorossa. Prima palla per Sonnerer e c'è la prima rete di Martin Sonnerer dopo 36 secondi. Martin Sonnerer che segna la prima rete. 1-0 Bolzano. Si ripropone subito avanti il Merano con Petricevic. Max Prantner, Leo Prantner, i due fratelli terribili della formazione meranese. Adesso verso Luca Stricker, verso Bogdan Petricevic, ricordiamo è l'unico straniero della formazione dei Diavoli Neri, il resto sono tutti giocatori locali con qualche giovane proveniente anche da fuori dall'Italia, ma veramente di un grande livello. Prima fischiato un fallo ai danni di Oliver Martini. Oliver Martini verso Bogdan Petricevic, se n'è andato 1:18, Bogdan Petricevic verso Max Prantner e questa è la prima parata di Pedro Hermones sulla conclusione di Max Prantner. Qui del Bolzano che è in possesso palla, vediamo Eric Udovicic, Udovicic ancora verso Scattar, Michele Scattar segna la rete del 2-0, quindi 0-2, partito decisamente meglio la formazione bolzanina e questa volta Bogdan Petricevic è stata deviata dal portiere, quindi la si può considerare la seconda parata di Hermones. Possesso palla che torna alla formazione bolzanina che conduce per 2-0 dopo, mentre il cronometro scocca in questo istante i 2 minuti di gioco, quindi il Bolzano è partito meglio in questo frangente. Vediamo adesso Scattar, Scattar che gira verso Turković, Turković verso Erik Udovicic, il taglio di Sonnerer ancora verso Udovicic, si alza la conclusione e c'è il primo cartellino giallo ai danni di Oliver Martini per aver bloccato così Erik Udovicic. Erik Udovicic che reduce anche lui da un infortunio alla caviglia, si sta lentamente riprendendo, ha acquisito minuti sabato scorso col Molteno e adesso è rientrato in pianta stabile sin dal primo minuto. In questo momento è Dejan Turković che si eleva la conclusione ed è Martelli che compie la sua prima parata. Lorenzo Martelli, ricordiamo il neodottore, laureatosi la settimana scorsa all'Università di Bologna. Max Prantner che scarica verso Luca Stricker, Luca Stricker accorcia. E questa volta è Michele Scattar che segna subito la rete del 3-1 con una ripartenza bruciante, seconda rete per Michele Scattar. È stata fischiata un'invasione a Max Prantner, quindi 3-1, 3 minuti e 23. Partito decisamente meglio il Bolzano, la formazione biancorossa in questo frangente sembra molto più concentrata di quanto non è stato i mesi precedenti prima della partita col Molteno. Adesso è Dejan Turković che fa girare verso Scattar, verso Kammerer, Kammerer che sta sostituendo Vito Marino affitto dalla pubalgia, ancora Michele Scattar, ancora verso Dejan Turković, Erik Udovicic, Turković ancora cerca Scattar, fischiato uno sfondamento. Due minuti a Rossignoli del Bolzano per aver allontanato evidentemente il pallone. Sono stati combinati 2 minuti, quindi al numero 15 del Bolzano Jonas Rossignoli la prima penalità di 2 minuti della partita. 4-10 passati nel corso della prima frazione, ricordiamo il risultato che vede la formazione biancorossa del Bolzano condurre qui a Merano per 3-1. E si riparte. Max Prantner verso Leo Prantner. Ancora Max. Scarica verso Petricevic. Cerca di ragionare l'attacco del Merano in questo frangente. Ricordiamo la Merano, squadra che gioca molto veloce. In questo frangente sta cercando l'azione organizzata. Ancora verso Bogdan Petricevic. Tenta lo scarico. Leo Prantner. E Leo Prantner accorcia con una rete sotto le gambe di Pedro Hermones. Pedro Hermones che adesso lascia il posto a Kammerer e a Mario Sporcic, ovviamente per 1:28 di penalità. Il Bolzano gioca con il giocatore di movimento in più, togliendo il portiere.
Ricordiamo il risultato 2-3 accorciato Leo Prantner pochi istanti fa. Siamo quasi al quinto minuto. Erik Udovicic scarica ancora verso Turković, leva Skatar, terza rete personale e anche un gran bel gol per Michele Skatar. È partito subito alla grande il terzino della nazionale italiana. Vediamo Luca Stricker ancora verso Leo Prantner, vediamo Leo Prantner in fotocopia alla rete di prima. Leo Prantner beffa così ancora il portiere bolzanino, quindi 4-3 per il Bolzano. Mancano ancora 45 secondi di inferiorità numerica per la formazione biancorossa, che comunque schiera tutti i giocatori di movimento possibile. È stato tolto ancora una volta Hermones. Vediamo, duettano Sporcic e Turković, ancora verso Skatar, ancora verso Turković, duettano i due, Martin Sonnerer, Michele Skatar, Erik Udovicic, il taglio di Mario Sporcic, ancora Skatar verso Sporcic, azione un po' confusionaria, riesce a recuperarla Martin Sonnerer, adesso si ripropone ancora avanti il Bolzano e ancora Erik Udovicic, chiamato il braccio, si alza il braccio del passivo della coppia arbitrale. Vediamo ancora Mario Sporcic, ancora questa volta interviene Martelli. Martelli che riesce a intervenire, riparte il contropiede. Questa volta sbaglia Bogdan Petricevic, ha cercato il contropiede, l'aveva impostato per Leo Prantner. Leo Prantner era lungo il passaggio, ha cercato di cambiare dall'altra ala, impreciso il suo passaggio, per cui occasione sfumata per la formazione dei Diavoli Neri. Il Bolzano che conduce 4-3, adesso è tornato a parità di uomini, quindi scontata la 2 minuti per Rossignoli, e quindi si può ritornare a giocare a parità di uomini. Adesso è ancora Dejan Turković che scarica verso Erik Udovicic, c'è ancora verso Turković, la dà verso Rossignoli e questa volta Rossignoli buca. Buca Martelli e questa volta grandissimo gol di Stricker, 4-5, partita. Un gran bel gol, niente da dire. 7-14, 5-4 per la formazione bolzanina. Partita che si mantiene sostanzialmente sui binari dell'equilibrio. Il Bolzano, dopo il 2-0 di vantaggio, si è praticamente segnato un gol per parte fino a questo momento. 4-5, ricordiamo, appunto, in virtù delle tre reti di Michele Skatar, finora top scorer del match. Ancora Skatar e questa volta è Leo Prantner che riesce a recuperare il pallone, lancio lungo in profondità verso Freund e questa volta Freund segna una rete molto bella, gol contropiede del Merano, quindi Alex Freund raggiunge la parità al 7-50, il Merano raggiunge il 5-5. È stato molto bello l'intervento difensivo di Leo Prantner a interrompere un passaggio in profondità diretto verso Rossignoli e a rilanciare il contropiede. Petricevic ha pescato Alex Freund che ha siglato la rete del pareggio. Si ripropone adesso ancora avanti il Bolzano verso Kammerer. Kammerer ancora subisce fallo. Kammerer ha subito fallo e si deve riprendere. Poi gli arbitri, lui aveva ripresa veloce, ma gli arbitri dovevano fischiare. Si riparte adesso con Turković, Turković era verso Udovicic, ancora verso Skatar. Recupera molto bene la palla in difesa al Merano, adesso Petricevic che lancia Martini, Martini segna, il Merano va in avanti per la prima volta, Oliver Martini nel match, quindi 8-56. Primo vantaggio della formazione di casa che recupera così dal 3-5 con un parziale di 3-0. Il Merano si porta a condurre. Adesso il Bolzano, la formazione biancorossa con Turković, Turković verso Udovicic, ancora Udovicic verso Skatar, ancora Erik Udovicic viene braccato da Alex Freund che l'impedisce di andare alla conclusione. Quindi si riparte con Udovicic verso Turković, verso Skatar, chiede ancora palla a Turković, si alza Turković e segna un gol dei suoi, Dejan Turković, risultato che torna in parità, 6-6.
sfumata la seconda fase del Bolzano, del Merano, si riparte con l'azione organizzata e Bogdan Petricevic verso Luca Stricker, ancora verso Petricevic, verso Max Prantner, difesa schierata del Bolzano, difesa ovviamente con tutti gli effettivi, con Giulio Venturi, Dejan Turković, ancora il Merano che cerca, e Max Prantner verso Petricevic, verso Alex Freund, e grandissimo gol di Alex Freund. Era una palla anche difficile da controllare, è stato molto bravo Freund. Adesso il Bolzano ancora avanti e questa volta pareggia Martin Sonnerer. Partita molto bella e molto equilibrata, siamo al decimo minuto. Adesso è Petricevic, siamo sul 7-7, tanti gol segnati nei primi 10 minuti. I portieri finora si sono disimpegnati, una parata Martelli, due parate Hermones. Per il resto cecchini infallibili i marcatori. Adesso è Luca Stricker verso Bogdan Petricevic, cerca di andare via, riesce a recuperarla Max Prantner, ancora verso Alex Freund, e questa volta Alex Freund segna la sua terza rete personale. All'11esimo il Merano torna avanti, Martin Sonnerer ancora, questa volta tenta il pallonetto che va sulla traversa. Il Merano può ripartire in contropiede. Luca Stricker ancora verso Bogdan Petricevic, ancora verso Max Prantner. Oliver Martini si riparte, azione molto veloce. Adesso entra anche Lorenzo Nocelli nelle file meranesi a sostituire momentaneamente, a far rifiatare Luca Stricker, Bogdan Petricevic verso Max Prantner. Nocelli, Petricevic verso Max Prantner, ancora verso Nocelli, viene grandissimo gol di Nocelli, era stato contratto da Giulio Venturi, si è liberato, è andata alla conclusione, risultato che cambia nuovamente, il Merano conduce adesso per 9-7, doppio vantaggio. Adesso è entrato anche Mario Sporcic nelle file del Bolzano, Mario Sporcic che va a mettere ordine, fa girare adesso verso Kammerer, ancora verso Erik Udovicic, grande conclusione di Udovicic, parata di Martelli, si riparte col possesso palla del Bolzano, Mario Sporcic tenta l'uno contro uno, riscatta uno sfondamento a Mario Sporcic, si riparte col Merano in contropiede, ancora verso, azione molto veloce, il Merano cercava di andare via, ma questa volta è stato bravo Sonnerer ad approfittare dell'errore. Vediamo il Merano che gioca in velocità, però fischiato un cartellino giallo ai danni di Mario Sporcic. Dicevamo, il Merano sul più 2 ha cercato l'azione veloce, ovviamente era forse troppo veloce il passaggio in direzione di Nocelli. E risultato sbagliato, ripartito il Bolzano in contropiede, è stato molto abile Martin Sonner ad andare via l'uno contro uno, a presentarsi solo davanti a Lorenzo Martelli e a beffarlo, per cui risultato che torna in equilibrio, Merano conduce solamente di una rete, 9-8, sono passati 13-21, adesso è Oliver Martini che cerca di proseguire, Nocelli ancora verso Bogdan Petricevic e viene fischiato in questo momento. È stato fischiato probabilmente i cronometristi non avevano fatto partire in tempo il cronometro, per cui ci sarà qualcosa da recuperare evidentemente, almeno pensiamo che sia così. Sì, sono andati avanti col cronometro, infatti 13:42, si riparte ora. Petricevic verso Max Prantner, ancora verso Petricevic, verso Martini verso Nocelli, Max Prantner tenta l'uno contro uno, Max Prantner subisce il fallo, per cui
si riprende con una punizione da 9 metri. Petricevic, ancora Petricevic verso lo... verso Nocelli, Nocelli cercava di servire Leo Prantner. Azione un po' confusionaria in questo momento, la funzione d'attacco del Merano, e si alza il braccio del passivo in questo momento alzato dal signor Iello, ed è Bogdan Petricevic che tenta l'uno contro uno e riesce ad andare alla conclusione, a siglare la sua prima rete di giornata, Bogdan Petricevic. E Mario Sporci ci risponde subito con una conclusione delle sue. Partita veramente molto molto bella, che si infiamma, va a folate, gol da una parte e dall'altra. Uno spot della Pallamano, vedere in questo momento giocare queste squadre addirittura con tanta velocità. Il Merano a volte compie degli errori per essere proprio di precipitazione. Adesso esce Martini, entra anche Andy Stricker, l'ex di turno della partita. Ricordiamo, Andy Stricker ha militato 2 anni a Bolzano. Bogdan Petricevic va via ancora, questa volta subisce un fallo e c'è un tiro dai 7 metri e un cartellino giallo ai danni di Sonnerer per una difesa in aria. Vediamo chi si andrà ad occupare della realizzazione di questo tiro dai 7 metri, o cercare la realizzazione di questo tiro dai 7 metri. Luca Stricker, il numero 39 della formazione meranese, al 15-42. Luca Stricker contro Pedro Hermones, e questa volta sbaglia. Luca Stricker colpisce la traversa, per cui il risultato che non cambia. Il Bolzano adesso ha la possibilità, con la palla in mano, di raggiungere la parità. E Martin Sonnerer che si ripropone con Mario Sporcic, Erik Udovicic e Skatar, quindi Turkovic sta riposando, sta rifiatando in panchina anche il terzino biancorosso. Mario Sporcic verso Erik Udovicic, ancora verso Mario Sporcic, gira verso l'ala, verso Sonnerer, si eleva Mario Sporcic e questa volta subisce un fallo, cartellino giallo ai danni di Freund. Mario Sporcic rimane a terra dolorante, speriamo che non si tratti nulla di grave dell'allenatore giocatore del Bolzano. Vediamo che si rialza Mario Sporcic, il numero 14 biancorosso accusa un colpo alla spalla ma rimane in campo, per cui non si tratta di nulla di grave, quindi tutto pronto. Si riparte ancora. Udovicic ancora verso Sporcic, ancora verso Erik Udovicic, ancora verso Skatar, Mario Sporcic, Udovicic, ancora verso Skatar, Mario Sporcic cerca ancora Erik Udovicic, e questa volta il Bolzano pareggia con Michele Skatar, sua quarta rete di giornata, quindi si torna in parità, 10 pari. Max Prantner ancora, grandissimo gol. Max Prantner colpito al volto, vediamo cos'è successo, lo vediamo a terra, il giocatore meranese aveva... due minuti a Mario Sporcic. Francamente è stata un'incursione così veloce quella di Max Prantner, che è andata alla conclusione, vediamo, colpito al volto, probabilmente un colpo fortuito. Merano conduce, comunque è tornato a condurre grazie alla sua rete, per 11-10 al 17° del primo tempo, della prima frazione. Guarda anch'io, mi sembra che
No, anche perché se ci sono problemi scrivono subito. Si riparte. Non ha scritto niente, quindi poi. Sì, probabilmente è il tipo che non ha la linea che. Skatar. Sonnerer, Udovicic, Kammerer, Turkovic, Rossignoli, ovviamente Bolzano gioca col uomo di movimento in più, Hermones al momento si è accomodato in panchina, si riparte 17-18, partita molto bella con bei capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, con il Merano che è passato a condurre, ma il Bolzano è stato bravo a recuperare anche il gap di due reti e a tornare sotto. Adesso e Skatar che prova ancora la conclusione verso Udovicic, da ancora verso Sonnerer, Sonnerer verso Turkovic. Uno e 23 ancora di inferiorità numerica per il Bolzano. Adesso Udovicic che si alza e segna un gran gol. E il gol del pareggio, Erik Udovicic ha spiazzato Martelli. Adesso il Bolzano e il Merano che si ripropone, vediamo avanti. Petricevic, non c'è soluzione di continuità, sono azioni da una parte e dall'altra. Adesso un minuto di superiorità numerica ancora per il Merano. E Nocelli che riporta avanti il Merano con un gran bel gol, Lorenzo Nocelli. Quindi 12-11 per la formazione meranese, 18-22 nel corso della prima frazione. Le reti, tre reti per Freund, due per Max Prantner, una per Nocelli, una per Martini, una per Petricevic, due per Luca Stricca, per il Bolzano, tre reti di Sonnerer, due reti di Turkovic, quattro di Skatar, una di Sporcic e una di Rossignoli. Questi sono al momento gli score di questi primi 20 minuti. Fischiato cartellino giallo Nocelli per aver intercettato col piede il pallone, qui forse ci potevano stare anche gli estremi dei due minuti. La coppia arbitrale ha avvisato solamente di dare un giallo al giocatore meranese. Adesso è ancora Skatar che si eleva, questa volta la sua conclusione termina fuori. Nel frattempo è passato anche il due minuti, Max Prantner ancora verso Nocelli, verso Alex Freund, e questa volta colpisce la traversa. Dopo 3 su 3 Alex Freund colpisce la traversa, quindi risultato che non cambia, 12-11 per la formazione meranese, e il Bolzano si può riproporre in avanti per cercare di arrivare al pareggio. E Mario Sporcic che fa girare verso Dejan Turkovic, ancora verso Sporcic, Turkovic, duettano i due, ricordiamo, sono tra gli artefici del ciclo vincente del Bolzano di questi ultimi 10 anni. Ancora Dejan Turkovic, e questa volta interviene molto bene Lorenzo Martelli, che dice di no così a Turkovic, e si è già dall'altra parte col Merano che si ripropone davanti. Bogdan Petricevic, Martelli è la sua terza parata. Adesso il Merano gioca con Luca Stricker, Nocelli, Max Prantner, Andy Stricker come pivot, Andy Stricker ancora verso Max Prantner, verso Nocelli, verso Luca Stricker, ancora Luca Stricker, duettano i due, ancora Luca Stricker tenta l'uno contro uno, questa volta interviene molto bene Hermones, terza parata anche per Hermones, lancia il contropiede verso Rossignoli, e questa volta pareggio al Bolzano, 12-12, Rossignoli oggi preferito a Greganic, sta giocando molto molto bene, non sta facendo di certo rimpiangere il titolare sulla sua fascia, uno dei giovani bolzanini Rossignoli, autore di due reti in questi primi 21 minuti di gioco. Adesso il Merano che si ripropone, Luca Stricker, vediamo ancora, ed è Andy Stricker da posizione da pivot che segna la rete del 13-12, partita molto in equilibrio. Vediamo è stato fischiato
un fallo ovviamente ai danni di Dejan Turković. Gli arbitri hanno interrotto il gioco, si può ripartire 21-41, 13-12 per il Merano, partita molto molto bella fino a questo momento. Adesso è Rossignoli che fa girare, è entrato anche Jonas Walker, il numero 7 bolzanino, altro prodotto del vivaio del Bolzano, che poi ha giocato per due stagioni in quel di Pressano, è rientrato quest'anno e sta acquisendo minuti importanti. Jonas Walker ancora, fa girare verso Turković. Walker ancora, vediamo Michele Skatar, tenta l'uno contro uno, viene braccato da Freund, ancora Skatar. E questa volta trova l'angolino Michele Skatar. Conclusione che colpisce il palo, quindi risultato che torna in parità. Bogdan Petricevic. Dicevamo un bel gol quello di Skatar, perché da posizione era praticamente chiuso dalle maglie dei difensori, è riuscito a trovare la conclusione che ha colpito il palo ed è finita in rete. Adesso c'è il tiro dai 7 metri e Max Prantner, che vediamo se farà meglio, e sbaglia anche lui, quindi due tiri dai 7 metri per il Merano e due errori, quindi risultato che non cambia, 13-13, quindi il Bolzano che si ripropone avanti adesso con Turković. Doppio errore dai 7 metri per la formazione meranese, prima quello di Luca Stricker e poi adesso quello di Max Prantner. Adesso è ancora Turković che dà verso Walker e Walker colpisce la traversa. È entrato in porta Cnulli a sostituire Martelli. Martelli che in precedenza aveva compiuto 3 interventi. È entrato Cnulli, Cristanel, fresco papà. Adesso è Max Prantner, Nocelli, rifiata Petricevic in questo frangente, come Martini del resto. C'è Andy Stricker come pivot, ancora Luca Stricker verso Max Prantner. È stato braccato Max Prantner, si riprende ancora, nulla di fatto. Ancora verso Max Prantner, 31 contro 1 verso Leo Prantner, gran gol di Leo Prantner. Partita che sta andando avanti veramente sui binari dell'equilibrio, una rete per parte, quindi segna uno e poi subito ribadisce l'altro. Ricordiamo il risultato, vede il Merano avanti 14-13 quando sono passati 24 minuti e 42 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Skatar tenta l'uno contro uno e segna il pareggio. Questo tutto sommato poteva essere, e subito dall'altra parte è il Merano che si ripropone, e ancora Turković, gol da una parte e dall'altra. Come potete vedere si gioca da una parte e dall'altra, non si fa tempo ad annotare un gol sul taccuino, che si è subito un gol dall'altra parte. Gran gol anche questo di Dejan Turković, dove nulla ha potuto il portiere meranese Cnulli Cristanel. Quindi risultato che torna in parità 15-15, mancano 4 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. E Luca Stricker che fa girare verso Max Prantner, ancora Luca Stricker, Nocelli, Luca Stricker, ed è chiamato time out da Jürgen Prantner, che vuole parlare con i suoi giocatori per questi ultimi 4 minuti e 30. Ricordiamo il risultato, qui è 15-15, il Bolzano si era portato avanti 2-0, poi 3-1, poi avanti il Bolzano fino al 5-3, il Merano con un parziale di 3-0 aveva ribaltato il risultato portandosi su 6-5, e da lì in poi grande equilibrio, 6 pari, poi 7 pari, poi il Merano aveva tentato l'allungo sul 9-7 e sul 10-8, però da questo momento in poi il Bolzano era riuscito a rimpattare sul 10 pari, e poi sempre Merano avanti di 1, 11-10, 11 pari,
fino al 15 pari in cui appunto ci troviamo adesso. Per quanto riguarda i marcatori, diciamo subito 5 gol di Scattare, 4 di Turkovic, sono i top scorer della formazione biancorossa, 2 gol di Rossignoli, 1 di Sporcic e 3 di Sonnerer. Per quanto riguarda il Merano, 3 gol di Alex Freund, 2 di Max Prantner, 1 di Nocelli, 2 di Andy Stricker, 3 di Leo Prantner, 1 di Martini, 1 di Petricevic e 2 di Luca Stricker. Quindi è quasi tutto pronto, si può riprendere dopo questo minuto di time out. Possesso palla della formazione meranese, vediamo come si ripropongono. È entrato anche Romei in questo momento, Romei, Andy Stricker, Nocelli, Luca Stricker e Freund, quindi Nocelli, Luca Stricker e Romei. Romei ovviamente essendo un pivot si vanno a posizionare col doppio pivot i Bolzanini. Ancora Luca Stricker verso Leo Prantner. Fischiato un fallo. Jürgen Prantner ha provato la mossa del secondo pivot con Romei dentro. Ancora verso Luca Stricker, verso Nocelli. Ovviamente in questo frangente qui sbaglia il passaggio nei Nocelli, quindi si ripropone avanti il Bolzano. E questa volta gran gol, veramente gran bel gol di Sonnerer, che riesce ad agguantare, quindi il Bolzano che torna avanti per 16-15, la formazione biancorossa con un gran gol di Martin Sonnerer. Sembrava che non riuscisse più a prendere il pallone, era un passaggio molto lungo, invece è riuscito ad agganciarlo. E adesso è Luca Stricker verso Nocelli. Tenta ancora al secondo pivot e questa volta la conclusione di Luca Stricker termina lato. Merano che perde lucidità in questa fase finale della prima frazione, dopo aver avuto anche la possibilità di andare avanti di 3, ha avuto un paio di buone opportunità verso metà del tempo. In questo finale di tempo è tutto a favore della formazione biancorossa, che è riuscita a recuperare adesso con un parziale di 2-0. Il Bolzano si è portato a condurre per 16-15 grazie alla quarta rete personale di Martin Sonnerer. Martin Sonnerer è più impegnato, più servito rispetto ad esempio alla partita col Molteno, dove la sua prima rete la siglò dopo a 10 minuti dal termine. L'ala della nazionale oggi ci è sembrato in palla, ma come ci sono sembrati in palla del resto tutti i giocatori finora in campo schierati. Partita dominata dagli attaccanti, meno dai portieri. Finora le parate dei portieri sono state 3 per Martelli e 3 per Hermones e 1 per Ginulli Cristanel, che è subentrato pochi minuti fa a Lorenzo Martelli. Quindi 16-15 per il Bolzano, possesso palla Bolzano. Mancano 3 minuti circa al termine della prima frazione di gioco. E si riparte. 27-24, quindi 2-36 al termine della prima frazione. Rossignoli e Walcher sono in campo con Turkovic, Skatar, Sonnerer e Kammerer. Per quanto riguarda il Merano, Leo Prantner, Romei, Petricevic, Stricker e Freund e Luca Stricker. Ancora verso Dejan Turkovic, Skatar. Gran gol di Michele Skatar, questa qui è stata veramente una finta, come direbbe l'amico Aldamonte, ha mandato a prendere il giornale la difesa meranese. Adesso è Leo Prantner e che sbaglia anche Leo Prantner, quindi in questa fase il Merano ha perso di lucidità, la conclusione è terminata proprio a lato. Quindi 15-17, il Bolzano torna a più 2 dopo essere stato avanti 2-0, 3-1 e 5-3 all'inizio del match.
Adesso si ripropone Turković, ancora verso Kammerer, Skattar, ancora verso Walker, e questa volta Walker segna, e quindi più 3 Bolzano, massimo vantaggio di una delle due squadre. È rientrato Max Franzl e viene fischiato fallo ai suoi danni, e 2 minuti a Giulio Venturi. Vediamo se è Giulio Venturi che si accomoda sulla panca dei puniti, sì, proprio lui. Vediamo chi si occuperà della trasformazione. Ricordiamo che il Merano ha già sbagliato 2 tiri dai 7 metri. Questo è Luca Stricker che tenta di accorciare, mancano 1 minuto e 13, il Bolzano che conduce per di 3 reti. Luca Stricker potrebbe accorciare, vediamo contro Pedro Hermones, e questa volta accorcia Luca Stricker, torna a 16 a 18. Quindi manca 1 minuto esatto al termine della prima frazione, risultato che vede la formazione biancorossa del Bolzano condurre qui a Merano per 18 a 16. E vediamo Turković ancora verso Walker, autore della rete pochi istanti fa, la rete del più 3, ancora Michele Skattar che si alza, la dà verso Walker. Walker ancora verso Skattar, ancora vediamo la difesa meranese, e questa volta è Leo Prantner che riesce a intercettare in difesa, grande azione difensiva, questa volta ancora verso Freund che non se la sente di provare ad andare al tiro. Mancano 18 secondi al termine della prima frazione, palla al Merano, vediamo 10 secondi, Luca Stricker. È fischiato un tiro dai 7 metri per il Merano all'ultimo secondo. Era riuscito a intervenire fischiato un fallo secondo gli arbitri commesso da Michele Skattar. Andy Stricker era andato alla conclusione, era riuscito a parare molto bene Hermones nell'1 contro 0. Nel frattempo se n'è andata la prima frazione, Luca Stricker ha la possibilità di riportare il Merano almeno 1 all'intervallo. Luca Stricker contro Hermones, vediamo, e questa volta segna Luca Stricker, quindi si va al riposo con il punteggio che vede la formazione del Bolzano avanti 18 a 17 qui a Merano, partita molto bella, quindi i primi 30 minuti se ne sono andati. Diamo la linea allo studio, ci sentiamo fra circa 15 minuti per la seconda frazione di gioco.
Tutto pronto qui a Merano per la seconda frazione di gioco. Ricordiamo il risultato: il Bolzano conduce qui al Palavolf per 18-17. Grandissima partita, molto bella, giocata veramente bene da entrambe le formazioni. Possesso palla, primo possesso palla della seconda frazione del Merano. Vediamo, giocano praticamente gli stessi giocatori con cui ha iniziato il match. A parte il portiere, con Schnulli al posto di Martelli, abbiamo Petricevic, Martini, Max Prantner, Luca Stricker, Alex Freund, Leo Prantner. Per il Bolzano è entrato Greganic al posto di Rossignoli, e per il resto ancora 33 secondi di superiorità numerica del Merano. Ricordiamo i due minuti combinati ai danni di Mario Sporcic nel finale, e Luca Stricker che cerca di elevarsi per andare alla conclusione viene stoppato, quindi si riparte. Ancora Luca Stricker verso Bogdan Petricevic, verso Max Prantner, inizia subito in attacco il Merano, 35 secondi, perde palla malamente Bogdan Petricevic buttando via, grande intervento difensivo di Dejan Turković che equivale a una rete questo intervento, è riuscito a recuperare palla nonostante fosse l'inferiorità numerica, e il Bolzano può così impostare il primo suo attacco di questa seconda frazione. Turković che fa girare verso Skatar, ancora duettano i due, verso Erik Udovicic, ancora Udovicic cerca di andare verso Skatar, forse il più prolifico dei suoi autori di 7 gol nel corso della prima frazione. Ancora Turković, e questa volta interviene molto bene la difesa meranese. Parte Bogdan Petricevic in contropiede, viene contratto da Martin Sonnerer, quindi la seconda fase, il contropiede viene vanificato, quindi si riparte sempre sul 18-17 per la formazione bolzanina. Il Merano che si ripropone, Martini verso Luca Stricker, verso Max Prantner, ancora verso Bogdan Petricevic. Nulla di fatto, ancora Petricevic, difende molto bene il Bolzano in questo frangente. Verso Leo Prantner, e gran gol di Leo Prantner, quindi si ritorna in parità con un parziale 18-15. Bolzano conduceva 18-15 a 2 minuti dal termine della prima frazione. Un parziale di 3-0, si è di nuovo in parità, 18-18. E adesso è la formazione biancorossa del Bolzano che cerca di impostare la sua azione d'attacco, ancora con Dejan Turković verso Kammerer,
ancora verso Erik Udovičić, ancora verso, e questa volta interviene molto bene Schnulli, Kristanel. Vediamo Leo, Max Prantner che tenta l'uno contro uno, nulla di fatto, entra la percussione, colpisce la traversa, quindi si riparte col Bolzano. Come si diceva, azioni senza soluzione di continuità. Ancora Turković che tenta l'uno contro uno, questa volta subisce il fallo. Era intervenuto Schnulli, Kristanel a parare l'intervento, quindi si riparte, nulla di fatto, un errore da una parte e dall'altra. Prima la grande parata di Kristanel, poi l'errore di Max Prantner che ha colpito la traversa. E quindi risultato che non si schioda dalla parità, 18-18, il Bolzano ancora che conduce l'azione in avanti. Ancora verso Greganić, entrato nel secondo tempo al posto di Rossignoli. Udovičić ancora, tenta l'uno contro uno. Grande conclusione, ancora Udovičić e questa volta segna Erik Udovičić dopo la parata. Ancora, dicevamo, Erik Udovičić aveva concluso, era intervenuto molto bene Schnulli, poi sulla ribattuta, sul rebound è entrato ancora Erik Udovičić, lì non, nulla ha potuto il portiere meranese, per cui si riparte. Ancora con Luca Stricker verso Max Prantner, Max Prantner tenta l'uno contro uno, subisce il fallo, Martini ancora, e questa volta Martini segna, 19-19, Oliver Martini. 4-18, risultato in perfetta parità. È davvero un peccato che a questi incontri non possa assistere il pubblico, perché sicuramente ci sarebbero stati degli applausi scroscianti per le giocate dei giocatori di entrambe le squadre. E invece purtroppo questo campionato si sta disputando a porte chiuse. Ancora Skatar che tenta di andare via verso Turković. Subisce fallo al limite dell'area da parte di Leo Prantner. Si riparte, Greganić e Turković. Ancora Turković. Tenta l'uno contro uno. Si eleva. Avete visto che gran conclusione questa di Dejan Turković. Uno dei gol al suo, ma si è già dall'altra parte. Max Prantner, Luca Stricker. Quindi Luca Stricker si riparte già da una parte e dall'altra. Abbiamo visto una gran conclusione, quella di Dejan Turković. Per lui quarto centro in questa partita. Ancora Luca Stricker. E questa volta interviene molto bene il portiere Bogdan Petricevic. Riesce a recuperare palla. Grande intervento di Hermones sulla conclusione del terzino meranese. Ancora Petricevic, Martini, Stricker, Petricevic. Vediamo Bogdan Petricevic verso Max Prantner, ancora verso Luca Stricker, e questa volta era intervenuto molto bene, Pedro Hermones a dire di no a Luca Stricker, ma gli arbitri ravvisano una difesa in aria da parte di Giulio Venturi, quindi 7 metri per la formazione meranese, 7 metri, il quinto 7 metri, ricordiamo che in precedenza ne avevano sbagliati due. E adesso è Luca Stricker contro Pedro Hermones. Questa volta appare a Pedro Hermones e questa volta vediamo gli arbitri. Ah, sembrava che l'avesse preso sul petto. Qui se l'ha preso dovrebbe essere rosso. Se l'ha preso in faccia è rosso. Vediamo cosa decidono. 9 metri. Non si capisce cosa.
fischiato 9 metri a favore del Merano. Hermones è stato colpito al volto, ovviamente non era volontaria la conclusione, quindi si riparte con i 9 metri. Decisione un po' strana, ricordiamo sul rebound Stricker era riuscito a recuperare pallone, si era fermato Hermones perché colpito al volto, quindi il signor Riello, ovviamente non essendo stato il tiro volontario al volto, non c'erano gli estremi per il cartellino rosso ai danni del capitano del Merano, almeno cerchiamo di interpretare quello che è successo, e si riparte con i 9 metri a favore della formazione meranese. Ancora Luca Stricker che va a impostare verso Bogdan Petricevic, vediamo ancora verso Max Prantner, ancora verso Luca Stricker che si alza, ancora verso Petricevic, difende molto bene il Bolzano in questo frangente, Max Prantner, ancora Luca Stricker, Luca Stricker contro Petricevic, Petricevic ancora tenta l'uno contro uno, la dà Luca Stricker, la scarica verso Freund ed è Alex Freund che segna la rete del pareggio, quarto centro per lui su 5 conclusioni, adesso è il Bolzano che è già dall'altra parte, Erik Udovicic verso Dejan Turković. Bolzano che c'è da dire nell'arco di 7 giorni è una squadra trasformata dopo il pareggio col Molteno. La vittoria col Bressanone ha dato morale alla formazione bolzanina perché stasera sta facendo veramente una gran bella partita anche qui a Merano. Adesso è Turković. Grandissimo gol di Dejan Turković, veramente. Dejan Turković è andato a togliere le ragnatele dalla porta, ma si è già dall'altra parte con Bogdan Petricevic. Luca Stricker, ancora verso Max Prantner e questa volta subisce la cintura di Greganic. Quindi tiro dai 7 metri e 2 minuti ai danni di Greganic. Max Prantner era andato alla conclusione, 7.52, quindi quasi 8 minuti nel corso della seconda frazione di gioco. Bolzano conduce 21-20, tiro dai 7 metri e questa volta tocca a Leo Prantner cercare di concludere. Ricordiamo in precedenza Luca Stricker aveva sbagliato, quindi su 5 tiri per la formazione veranese 3 errori. E adesso è Max Leo Prantner contro Hermones e questa volta riesce a segnare la rete del 21-21. Quindi si torna in parità 21-21. Mario Sporcic che entra nell'insolita posizione di ala. Vediamo Sporcic, Udovicic, Turković, Skatar, Sonnerer, quanti nazionali abbiamo in campo, e questa volta la conclusione viene sporcata e c'è il lancio in contropiede per Leo Prantner. Vediamo Leo Prantner tutto solo e il Merano si porta a condurre 22-21. Doppietta di Leo Prantner in contropiede, è stata una bella azione difensiva del Merano, lanciato il contropiede, Leo Prantner tutto solo, non si è fatto dire di no e ha beffato Hermones. Hermones che è salito di tono nel corso di questi ultimi minuti con alcune parate molto belle. E adesso il Bolzano che si ripropone, il Merano che è tornato a condurre, ricordiamo era sotto 18-15, adesso conduce 22-21 quando sono passati 9 minuti nel corso della prima seconda frazione. Fischiato lo sfondamento ed è Martini, Martini ancora, Martini e Merano con Oliver Martini, fischiato lo sfondamento a Mario Sporcic e il Merano si porta a condurre di 2 qua al 9.35 nel corso della seconda frazione di gioco. Contropiede lanciato da Schnulli Cristanel, secondo contropiede dopo quello di Leo Prantner, adesso è toccato Oliver Martini. Adesso il Bolzano che si ripropone, Mario Sporcic, Mario Sporcic verso Dejan Turković, ancora verso Sporcic. Passata anche l'inferiorità numerica del Bolzano. Ancora Sporcic. Turković ancora, Kammerer, invasione di Kammerer. Si riparte il Merano in contropiede, ancora Luca Stricker, sfondamento questa volta fischiato ai danni di
Luca Stricker. Quindi nulla di fatto, il Merano aveva la palla del possibile più tre, sfondamento da una e sfondamento dall'altra, quindi non si schioda il risultato, ricordiamo 10-30, Merano conduce 23-21. E adesso è il Bolzano con entrato anche il numero 17 Greganic, dopo aver scontato la penalità di due minuti. Skatar, Udovicic, Turković, Greganic, Kammerer, ancora verso Udovicic, e questa volta un gran gol, quello di Erik Udovicic. Luca Stricker verso Petricevic, verso Max Prantner, ancora verso Luca Stricker, tenta l'uno contro uno, subisce l'intervento difensivo di Martin Sonnerer. E ancora Petricevic, ancora verso Stricker. Partita veramente molto bella e molto equilibrata soprattutto. Martini verso Max Prantner, Luca Stricker tenta uno contro uno, Max Prantner, e questa volta interviene molto bene Pedro Hermones con una grande parata. Pedro Hermones dice di no a Max Prantner, Max Prantner autore di 11 reti la settimana scorsa contro Siena, oggi al momento autore di 3 reti ma anche di un paio di errori, un tiro dai 7 metri, una traversa e questa conclusione parata molto bene tra il resto dal portiere bolzanino. Quindi adesso si riporta il Bolzano alla possibilità di agguantare la parità. Dopo aver rischiato il meno 3, il Bolzano adesso ha la possibilità di raggiungere la parità. Ancora con Turković. E questa volta... questa volta la difesa meranese era riuscita a intervenire molto bene. È stato fischiato un intervento, quindi si riparte con i 9 metri. Skatar verso Udovicic, ancora verso... vediamo Greganic... e questa volta interviene molto bene, è intervenuto molto bene Schnulli, però Luca Stricker ha fatto invasione per cui la palla rimane del Bolzano. E ancora Udovicic tenta l'uno contro uno, la dà all'ala verso Sonnerer, pallonetto millimetrico di Sonnerer per i 23 pari. Quindi vanificato il più 2 del Merano, si torna in parità. Sono passati 13 minuti. Entra Nocelli al posto di Max Prantner. Nocelli autore di un bel gol anche nella prima frazione di gioco. Stricker, Nocelli. Ancora verso Martini. Petricevic, vediamo ancora, da verso Nocelli. Ancora Luca Stricker verso Petricevic, questa volta la conclusione termina veramente a lato di molto qui del Bolzano, che può portarsi in avanti. Si va a folata in questa seconda frazione. Ancora Turković e buca così Dejan Turković, il Bolzano Merano che ha avuto la bella occasione di portarsi più 3. Adesso palo ancora, e questa volta Hermones compie un miracolo su Alex Freund, quindi nulla di fatto, il Bolzano si conduce 24-23. Partita che potrebbe essere decisa dai portieri in questo frangente, perché questa conclusione a porta sguarnita di Alex Freund era quasi un gol. Pedro Hermones ha detto di no. D'altro canto il Bolzano adesso si ripropone per andare a più 2. Era avanti di 3, poi è andato sotto di 2, adesso il Bolzano ancora, manca ancora metà del tempo. Ancora Michele Skatar tenta la conclusione che termina lato, ma aveva subito fallo, si riparte. Udovicic ancora verso Turković, verso Skatar. Contropiede per Martini. È stato un contropiede di Martini, è intervenuto molto bene Schnulli. Azione molto concitata, si fa fatica veramente a seguire le azioni da una parte e dall'altra. Si riparte col Merano in un possesso palla.
ancora con Petricevic verso Stricker, ancora verso Nocelli, ancora verso Petricevic, tenta di andare via. Skatar difende molto bene, quindi si riparte. Martini, c'è il taglio di Freund, Nocelli ancora verso Luca Stricker, verso Petricevic che si alza, verso Stricker, palla persa in attacco e qui del Bolzano che si ripropone. Troppa velocità, troppa frenesia per quanto riguarda la formazione meranese, quindi la vecchia guardia bolzanina, Turković, Skatar, Udovičić riescono ad avere la meglio in questo frangente, a recuperare palla e portarsi avanti ancora per cercare di portare il Bolzano sul più 2. Udovičić ancora verso Turković, viene chiamato time out dal Bolzano. Hansi Dalvai nel frangente che pone il cartellino verde, quindi time out Bolzano 23-24, 16-14 giocate nel corso della seconda frazione. Dicevamo partita molto bella, partita dominata sostanzialmente dagli attacchi rispetto ai portieri, alle parate, alle difese nel corso della prima frazione. Nella seconda frazione abbiamo visto anche dei belli interventi dei portieri, soprattutto da parte di Ermones, ma anche da Snulli Cristanel. Comunque il Merano si era riuscito dal 18-15 sotto, era riuscito a portarsi avanti e a condurre fino al 23-21. Poi il Bolzano con un parziale di 3-0 si è portato a condurre 24-23 e adesso ancora la palla per portarsi sul più 2. Dicevamo partita veramente molto molto bella qui a Merano, peccato solo, e questo speriamo che passi, ma per l'augurio di tutta la pallamano che passi questo anno difficile, questa pandemia, perché togliere la possibilità al pubblico, ai giocatori di giocare davanti al loro pubblico è veramente un peccato per la pallamano. Nonostante questo la federazione ha organizzato un campionato molto bello, un campionato con tante squadre dove i risultati non sono mai scontati. Abbiamo visto anche in queste ultime giornate risultati o squadre che magari sulla carta erano inferiori, hanno compiuto risultati molto importanti. Anche quello che è successo anche oggi pomeriggio, abbiamo visto la vittoria del Molteno a Fondi, il Molteno squadra del momento, 7 punti nelle ultime 5 partite. Per cui un campionato, dicevamo, molto bello, ovviamente dominato in vetta dal Conversano, però sotto il Conversano per la seconda piazza finora veramente tutto è possibile. Adesso è il Bolzano che si ripropone in avanti, è ripartito Kammerer verso Skatar, Skatar verso Udovičić, ancora verso Sonner, ancora verso Skatar. Skatar questa volta interviene, si è sdraiato Kammerer a cercare la conclusione, ma Snulli era riuscito a parare. Adesso il Merano, Max Prantner, grandissimo gol di Max Prantner. Il Merano raggiunge la parità 24-24, 17esimo minuto che scocca in questo momento qui al Palavolf, ancora 13 minuti da giocare con risultato in assoluto equilibrio, e sarebbe veramente, anche per quello visto sin qui, un peccato se una squadra prevalesse sull'altra. Fischiato un tiro dai 7 metri qui per il Bolzano, dovrebbe essere il primo 7 metri fischiato a favore del Bolzano in questa partita. Vediamo che Turković, lo specialista, the specialist Turković, contro Lorenzo Lollo Martelli. Vediamo se il the doctor riuscirà a ipnotizzare lo specialista. Vediamo Turković contro Lollo Martelli, Dejan Turković contro Martelli, e questa volta non sbaglia Dejan Turković, il Bolzano torna a condurre. Sesta rete per Dejan Turković in questo match, grandissimo secondo tempo. Skatar 7, Turković 6, il top scorer del Bolzano. Nocelli, Prantner, ancora Max Prantner, tenta di andare via, Max Prantner ha inventato, ha cercato il numero di prestigio tirando da una posizione di precario equilibrio, e adesso è ancora Luke Andy Stricker verso Max Prantner ancora verso Nocelli,
vediamo Nocelli, la dà verso Petricevic, ancora verso Nocelli, e questa volta è Venturi che riesce a dire di no a Nocelli. Grandissimo intervento difensivo di Giulio Venturi. Giulio Venturi che nel corso del girone d'andata gli si era chiesto anche gli straordinari in attacco, ma Giulio Venturi dal meglio di sé in difesa ha dimostrato in questo frangente quanto la sua presenza fisica sia importante, con questo blocco sulla conclusione di Petricevic. Adesso il Bolzano che va per il più due. Turković, Udovičić, ancora Udovičić verso Skatar, Skatar ancora, tenta l'uno contro uno verso Turković, e grandissimo gol di Dejan Turković. Ha fatto un gol veramente bello quello di Dejan Turković, e Bogdan Petricevic sbaglia ancora. Questa è la differenza, la fanno in certi frangenti, la fanno certi giocatori. Dejan Turković, quando la palla scotta, la mette nel 7. Ha segnato un gol da circoletto rosso. E adesso il Bolzano va per il più 3 quando iniziano gli ultimi 10 minuti di gioco. Mario Sporcic. Ancora Kammerer. Kammerer verso Udovičić. Si alza Erik Udovičić. Para Snulli. Quindi si ripropone avanti il Merano. Tenta di andare via, ancora Bogdan Petricevic, e Merano accorcia sul 25-26. Dopo l'errore precedente si fa perdonare Petricevic e accorcia, risultato che rimane in equilibrio. Siamo esattamente al 20° minuto nel corso della seconda frazione di gioco. Ricordiamo, il Bolzano conduce qui al Palavolt 26-25 in una partita veramente molto molto bella, e si ripropone adesso in avanti. Mario Sporcic, l'allenatore giocatore del Bolzano, che chiama lo schema. In questo frangente sta rifiatando Turković, ancora verso Michele Skatar, tenta di entrare, si porta dentro tutta la difesa, ancora Skatar, tenta l'uno contro uno verso Mario Sporcic, ancora la dà Kammerer, e Kammerer beffa Snulli con un gol tra le gambe. E prende anche 2 minuti Bogdan Petricevic, quindi prima rete di Kammerer in questo incontro, ma soprattutto una rete molto importante perché costa i 2 minuti fischiati ai danni di Bogdan Petricevic. Quindi si riparte, Stricker, Freund, Stricker, Bolzano. Merano ovviamente gioca con l'uomo di movimento in più, senza il portiere, visto che c'ha l'inferiorità numerica. Nocelli verso Max Prantner, verso Luca Stricker, ancora verso Nocelli, ancora Luca Stricker in grande velocità, ancora Max Prantner. Viene braccato così da Martin Sonnerer. Grande prestazione del Bolzano. Si lamentano per un doppio. Ancora Luca Stricker verso Max Prantner. Subisce fallo Max Prantner, quindi si riparte. 1 minuto se n'è già andata di inferiorità numerica. E ancora il Merano. Vediamo se Freund è entrato. È entrato Nocelli. Si alza il braccio del passivo, Luca Stricker, Max Prantner ancora, tenta di andare via, subisce fallo Max Prantner, quindi passivo alzato, ancora 3 passaggi, rientra Cristian in porta, vediamo chi andrà al tiro, bisognerà andare alla conclusione. Luca Stricker, Max Prantner, ancora tenta la Kempa, ma nulla di fatto, recupera il Bolzano, aveva tentato la Kempa nei confronti di suo fratello Leo. È intervenuto molto bene in difesa Greganic, per cui recupera palla al Bolzano, superiore di tutta l'America, 27-25 per la formazione biancorossa, che potrebbe operare il primo strappo al match, perché ovviamente a 7 minuti dalla fine, se si riuscisse a portare al più 3 sarebbe un vantaggio considerevole.
e adesso è Udovicic, ancora verso Turković. Turković verso Kammerer e questa volta interviene molto bene. E ancora doppio intervento di Schnulli, grande doppio intervento. Questa volta ha detto di no Schnulli Kristanel. Doppia parata di Schnulli. Da circoletto rosso questa, quindi si torna in parità, è tornato anche in campo, scontata la penalità, rientrato, le squadre sono al completo. Nocelli, gran gol di Nocelli, quindi si torna 26-27. Nocelli autore di una grande parata, mancano 6 minuti e 20 al corso alla fine del match. E Turković ancora, Turković che fa girare verso Skatar, il Bolzano sta rifiatando ancora, Turković, Kammerer, e questa volta compie un grande intervento ancora Schnulli e riesce a dire di no a Turković, per cui si riparte 24-08, 26 Merano, 27 Bolzano, 26 che attacca, 27 che difende. Partita veramente molto molto bella, ancora il Merano con Nocelli verso Prantner e vediamo che viene chiamato time out da Jürgen Prantner, si vuole giocare gli ultimi 5 minuti e 36 secondi. No, ma non è problema nostro. Chiamato time out. Non andava. Il microfono non andava. Era il microfono. Era spento. L'ho acceso io adesso. Tu sei venuto qui e ma me l'hai no, spento. No, stai. Non è un problema nostro. Ma a me va detto Paolo che il mio funziona. Non è un problema nostro. Punto. Io noi l'audio qua ce l'abbiamo. Non è un problema nostro. È un problema di Leven. Io ho detto aspetta. Si riparte con Max Prantner, Nocelli, ancora Nocelli verso Max Prantner, verso Luca Stricker, verso Andy Stricker, questa volta riesce, si fa anticipare, contropiede, Skatar tutto solo, interviene, grandissimo intervento di Schnulli Kristanel che è riuscito a dire di no così. Quindi rimane ancora il risultato, ha detto di no Schnulli Kristanel a una conclusione a botta sicura di Michele Skatar, quindi possibilità ancora del Merano di raggiungere la parità. Nocelli verso Luca Stricker, ancora verso Nocelli. Luca Stricker si alza verso Max Prantner, ancora che scarica verso Nocelli, verso Luca Stricker. Interviene anche Leo Prantner, ancora verso Max Prantner, vediamo Max verso Luca Stricker. Duettano i due, Nocelli e interviene molto bene Pedro Hermones, 25-40, 26-27, partita che non si schioda, partita veramente molto molto bella. E adesso il Bolzano che ha la palla per poter andare a più due con Erik Udovicic, ancora Skatar e Turković, ancora contro, ancora Udovicic tenta ancora verso Turković, difende molto bene il Merano in questo frangente, Udovicic
verso Scatter, vediamo cosa inventa. Scatter ancora verso, e questa volta c'è una grande conclusione e Erik Udovičić rimane a terra. Ha subito un colpo, un crampo probabilmente, 26-28, sta di fatto che Erik Udovičić con il suo sottomano ha portato il Bolzano più 2 quando mancano 3 minuti e 40, è rimasto a terra, ma pensiamo si trattino solamente di crampi. Sì, mi dicono che non si sente niente tra la live. Io l'audio qui ce l'ho. Vediamo che ritorna Erik. Si è trattato... si è trattato di un crampo. Quindi Bolzano che torna più 2 con un grandissimo gol di Erik Udovičić. Quindi occasione fallita del pareggio per il Merano, e quindi si riparte con Max Prantner verso Leo Prantner, ancora Max Prantner, Petricevic, Nocelli, Petricevic ancora, viene strattonato da Dejan Turković, ancora Petricevic, Max Prantner tenta il passaggio verso, è stato fischiato un fallo in attacco a Nocelli, ma Visentin comunque aveva sbagliato il tiro, o meglio se l'era fatto parare da Pedro Hermones. Non arriva, però sì, non arriva. Sulla diretta, quindi si riparte con il Bolzano avanti, Turković verso Skatar. Questo potrebbe essere l'attacco che chiude la partita, perché andare a più 3 a 2 minuti e mezzo dalla fine vorrebbe dire chiudere la partita. Vediamo ancora il Bolzano, ancora Mario Sporcic da Sonnerer, e questa volta Martin Sonner non si fa pregare e dice così 26-29. Quindi tutto avanti, il Merano si ripropone, Petricevic, Nocelli, ancora Prantner, 27-40, più 3 Bolzano. Grande prestazione comunque della formazione biancorossa, che ha tirato fuori gli attributi in una partita contro Merano che era lanciatissimo, è riuscita veramente a fare una grande partita, e questa volta Max Prantner segna la rete. Segna la rete del meno 2 e vengono dati 2 minuti anche ai danni di, pensiamo, Dejan Turković al numero 23, quindi il Bolzano dovrà chiudere la partita senza Dejan Turković. Quindi il Merano ancora una speranza, avendo accorciato a 27-29 e avendo gli ultimi 2 minuti di partita in superiorità numerica da giocare, ricordiamo 20-04. Va bene, ok, va bene, l'importante è che io sia a posto e tranquillo. Ok, va bene, ciao, grazie. Ciao, grazie. Quindi si riparte con Udovičić, ancora verso Sporcic, Sporcic, Udovičić, attacco importantissimo questo per quanto riguarda la formazione bolzanina. Mario Sporcic, Mario fischiato un time out. Pronto? Ho capito, non faccio niente noi, non è un problema nostro. No, perché a Milano... A Milano c'è il segnale, c'è tutto tranquillo, non è un problema nostro, guarda, non ti preoccupare. Sentono la tua telefonata con Milano e non sentono la partita. No, perché io l'audio lo sentivo già a Milano. Aspetta che te lo faccio. Senti, il mio microfono. No, pronto. Sì. Ma io ero giù, io ero giù. Eee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 
si riparte con il Bolzano, ultimo attacco, 28 e 30, quindi 1 minuto e 30, Bolzano più 2. Mario Sporcic ancora verso Sonner verso Dovicic, partita molto molto bella e molto tirata, viene alzato Dacci del passivo, Mario Sporcic ancora la fa girare verso Dovicic, deve andare al tiro, viene bloccato così, Leo Prantl adesso a recuperare palla, fischiato, la palla era fuori, si entra nell'ultimo minuto di gioco, Leo Prantner se ne stava andando in contropiede, questa è un'azione da Moviola da rivedere, ma probabilmente l'arbitro era sulla linea, avrà visto sicuramente bene, si rialza il passivo, quindi si riparte, ancora Mario Sporcic, interviene così, grande parata, intervento veramente prodigioso di Michele Scattar, ancora il Merano, interviene di piede, 26, ancora il Merano accorcia, 28-29 con un gol di ancora di Leo Prantner, di Max Prantner, 28-29, quindi 37 secondi da giocare, 23 secondi, possesso palla Bolzano, ancora vediamo, Mario Sporcic tenta di andare via, palleggia Mario Sporcic, partita veramente, ultimi secondi di gioco a Cardio Palma, quindi Mario Sporcic e Erik Udovičić, ormai mancano 10 secondi al termine, Erik Udovičić, Mario Sporcic tenta di andare via, torna indietro, si alza il braccio del passivo, Mario Sporcic conclude, questo qua sono rigore, dovrebbe essere rigore secondo regolamento, vediamo cos'è successo, potrebbe sembrare quello che è successo nel girone di andata, Oliver Martini con un intervento analogo gli era stato fischiato un tiro dai 7 metri all'ultimo secondo, vediamo qui, i due arbitri stanno discutendo, c'era Michele Scattar che era riuscito, si era frapposto tra il pallone mentre voleva rilanciare il contropiede, vediamo cosa succede, l'arbitro, cartellino rosso a Michele Scattar, quindi dovrebbe esserci tiro dai 7 metri per il Merano, da regolamento potrebbe essere la stessa cosa che è successa nel girone di andata, ricordiamo nel girone di andata era successa una cosa analoga, cartellino rosso, cartellino blu a Michele Scattar, vediamo, è Luca Stricker contro Pedro Hermones per cercare di raggiungere la parità, ricordiamo hanno già sbagliato dei tiri dai 7 metri i meranesi in questa partita, è un tiro dai 7 metri che può valere, è un tiro dai 7 metri che può valere il pareggio per la formazione meranese, un pareggio che per quanto si è visto nell'arco del match ci potrebbe anche stare, vediamo chi tira, sono un po' indecisi i meranesi e questo non è un buon segno, è Luca Stricker che decide con Leo Prantner, vediamo chi dei due andrà a provare la conclusione dai 7 metri che potrebbe voler dire il pareggio a fine partita, che da quello che si è visto in questo match ci sta tutto, vediamo chi sarà, se Luca Stricker il capitano o Leo Prantner, Luca Stricker è rigorista anche se ne ha già sbagliati due, vediamo se sarà lui o il talentuoso Leo a provare la realizzazione, sembra proprio essere Luca Stricker contro Pedro Hermones, una palla che scotta perché potrebbe dare un punto, la divisione è un punto, vediamo Luca Stricker contro Pedro Hermones, e vediamo Pedro Hermones, Luca Stricker, e il Merano agguanta il pareggio e la partita termina 29-29, partita molto bella, finisce così con i meranesi che festeggiano, il Bolzano che ha perso un vantaggio di 2 reti a praticamente 2 minuti dalla fine con questo pareggio finale
decretato dai tiri dai 7 metri, era più o meno quello che è successo all'andata, quindi i corsi e ricorsi della storia ci sono, per cui finisce così 29-29, c'è da dire gran bella partita da una parte e dall'altra, hanno giocato bene tutte e due le squadre, è stato veramente uno spot per la pallamano, partita bella, veloce, vibrante, in equilibrio dall'inizio alla fine, finisce 29-29 tra le due formazioni, per cui veramente questo è un grande match, non ridimensiona, anzi rilancia le ambizioni di entrambe le squadre nel proseguo del campionato. Da Merano è tutto, cari amiche e cari amici della pallamano, alla prossima. Thank you.